campionato sarà iniziato da solo 2 settimane, ma Barcellona e Real Madrid stanno per incrociare ancora una volta le spade. Come spesso accade nel calcio, 10 giorni hanno cambiato radicalmente la situazione. Se il Barça si sta riaffermando come superpotenza calcistica, le merengues dello Specialone sbandano paurosamente, per non parlare del fatto che c'è in palio il primo trofeo della stagione. È bastata la sconfitta nel derby col Getafe nella Liga e il tonfo al Camp Nou in Supercoppa per convincere Florentino Perez a riaprire i cordoni della capientissima borsa madrilista. Ecco arrivare dal Tottenham il croato Luka Modric, merengue per i prossimi 5 anni al modico prezzo di 35 milioni. La sponda azulgrana se la ride alla grande, 3 vittorie consecutive tra cui una con Real che vale doppio stanno rapidamente consolidando la panchina di Villanova. Le differenze di stile in panchina tra l'estroso Pep e il conservatore Tito al momento non hanno avuto effetti sul gioco. A dare un'ulteriore mano al Barça ci sarà il debutto del nuovo arrivo Alex Song e il ritorno del figlio al prodigo Villa, pronto a tornare al gol. Palcoscenico il Santiago Bernabeu, un 3-2 all'andata che non può far dormire sonni tranquilli ai catalani. In palio la Supercoppa di Spagna, che il duello infinito abbia inizio.